kiss for you. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di The Sims 4. Oggi siamo con William, ma come avrete visto nel piccolissimo video iniziale, non è più da solo. Finalmente si sono trasferiti nel grande ranch. William con la sua Annie. Sono fidanzati ufficialmente. E dopo tanti appuntamenti, dopo che Annie gli ha detto che aveva la cotta e lui stesso gli ha confessato i suoi sentimenti, hanno deciso di convivere, lavorare insieme, così quello che era il progetto di William adesso è il loro progetto, ma soprattutto il loro sogno che si sta realizzando. Prima di entrare nel gioco, volevo farvi vedere che qui nella Valle dei Cavalieri si stanno già ambientando bene perché hanno fatto amicizia con i loro vicini. Questa coppietta qui, che è anche un bambino o bambina, non lo so perché prima era bebè e ha un nome particolare, però la coppietta è molto carina. E poi quest'altra coppietta qui, che invece, come vedete al momento, ancora non ha figli. Quindi questi sono i loro amici. Ma andiamo a vedere l'inizio della loro vita nel ranch. Prima di addentrarci nel gioco, guardiamoli meglio in Cass. Cioè, William, finalmente hai con te la tua anima gemella. Quanto è bello questo sim, mamma mia. Comunque, poche cose sono cambiate per quanto riguarda il vestiario di William rispetto al video scorso che riguarda lui. Nel frattempo, gli ho aggiunto quest'altro outfit, mentre questi sono rimasti uguali. Anche al formale ho aggiunto questo, con questa camiciola proprio carina, e questo al momento ancora gliel'ho lasciato. Poi lo sportivo è uguale, da notte anche, da festa sì anche. Poi il costume, da caldo gli ho cambiato il gilet, questo è uguale, e poi a questo per lavorare, e d'inverno ho aggiunto quest'altro outfit, che comunque lì in casa, si sa, il ranch è molto polveroso, quindi vuoi non vuoi, i jeans sono sempre un po' sporchi e ha sempre dei guanti con sé, mentre questo è l'outfit specifico per lavorare. Poi, per quanto riguarda i suoi tratti, avrete anche questo notato durante il video, che gli si è aggiunto romantico.
man mano che la relazione con Annie andava avanti, perché stava facendo un sacco di interazioni romantiche, quindi mi ha sbloccato il romantico. L'altra volta vi raccontai invece che stando insieme alla famiglia e provando anche un pochino di nostalgia, gli ha aggiunto amante della famiglia e poi in più attivo, perché lui comunque spesso fa anche jogging. Quindi questi sono i suoi sei tratti completi. Ma veniamo ad Annie. Annie Berry. Ma guardate quanto è bella. Quanto è bella. Non potevo non giocarci. Finalmente eccola qui. È inutile dire che questo primo outfit è il mio preferito in assoluto. In assoluto. Io vestirei così se vivessi in un ranch, cui questo qua è il primo, mentre il secondo è quello apposta per fare le sue gare di competizione. Il formale per il momento ha quest'abito semplicissimo, molto carino. Lo sportivo, da notte io ne ho messe tre, ovviamente questo non poteva mancare, e guardate quanto è bella la vestaglia vista in questo modo da notte, appunto. Poi da festa anche, quanto è meravigliosa questa collana, poi adoro. Poi il secondo ha questo abitino, mentre il terzo è proprio quello che non vedo l'ora di usare nel momento in cui loro inizieranno a fare gli eventi nel ranch, quindi ad aprire il ranch a tutti e per anche guadagnarci dei soldini, e loro due vestiranno uguali così. Poi gli devo fare una foto fighissima. Questo è il costume. Da caldo ha questo, il secondo. Il terzo, guardate quanto è carina, pure così. E poi il quarto lo usa per fare in nettare, comunque per lavare fuori, pratica perché la tutina è corta, quindi non si sporca. Mentre da freddo ha questo, il secondo, il terzo, il quarto. Io ho messo anche lei questo vestitino preso da Louis Mannari perché è troppo carino, e l'ho abbinato a questa fascia. E l'ultimo è sempre una tuta da lavoro per stare fuori. Lei ha come tratti allevatrice, amante dei cavalli, fedele, e devo ancora sbloccare gli altri tre. Vedremo un po' come andrà il corso del gioco. Come aspirazione è una creatrice esperta di nettari e al tratto aggiuntivo essenza del sapore. La sua cavalla è Stella, è un palomino intelligente, tranquilla e coraggiosa. E io l'ho messo la sella, la copertina sotto la sella e questo decoro alla coda che è troppo carina, mentre invece quando è senza sella è proprio semplice così, non ha niente. Blaze invece è un meticcio, sì, questo ve l'avevo già detto, lui è un meticcio. Ok, andiamo. È mercoledì mattina, si sono appena svegliati, siamo in autunno, inizia a far fresco qui a Chestnut e questo è come mi sono organizzata tutto il terreno. Perché per quanto riguardava l'esterno, avevo delle idee ben precise, volevo proprio racchiudere in recinti le varie zone. Al centro ci sarebbe stata la casa. Inizialmente è una piccola casetta, anche questa è una starter, altrimenti veramente William non si sarebbe trasferito né mo né mai. E ho sbloccato questa insegna grazie a una delle sue competizioni. Quindi pian piano, appena le sbloccheremo, io le attaccherò qui ai vari recinti. Per quanto riguarda le aiuole, tutti questi decori che vedete, mi sono aiutata con il debug e in questo aiuta tantissimo. E soltanto così, usando il debug, questa casa ha un valore di 40.000 simoleon, ma veramente tipo in casa allo stretto necessario. Non mi sono persa nei dettagli, nei decori, anche se per me è troppo difficile. Però ho detto faremo piano piano. Allora, loro volevo farvi vedere questa scena che sono in bagno. Lui se la canta sotto la doccia.
Buongiorno, guardate come sono felici, come sono raggianti. Li metto a far colazione così io vi faccio il tour della casa e poi devono mettersi i loro abiti perché c'è un gran da fare. Si sono letteralmente trasferiti da un giorno, proprio letteralmente, quindi dobbiamo sistemare un sacco di cose. E mancano altrettante cose, però nel frattempo diamoci il buongiorno, il primo buongiorno a casa nostra. Manda un bacio e loro si metteranno a chiacchierare e a organizzarsi su come, ecco, trascorrere il resto della mattinata. Buongiorno, amore mio. Buongiorno. Ok. Allora, là, ora che è stata conquistata dalle tecniche di seduzione di William, a Annie sembra che il cinguettio degli uccelli sia più melodioso e che il sole splenda un po' più radioso. Che romantico! Si può dire che Annie gradisce il flirt? Ma ovviamente sì. Allora, quando si entra nel ranch, che poi io ho dato un nome. Ranch del Cavaliere Squalido. No, io metterei Ranch Prescott. Sì, il cognome. Ok, quindi appena si entra, troviamo la buca delle lettere qui e questa bellissima fontana decorativa in pietra che io farei finta c'era già e che William non ha voluto eliminare. Questo è il suo furgoncino. Infatti, come altro dettaglio preso dal debug, ho poggiato questo che sarebbe il portacavalli? Vabbè, avete capito, no? Il trasportino dei cavalli che si attacca qui e loro vanno a fare le loro consegne, le loro vendite nel paese, al centro, eccetera. Ho messo questo carinissimo laghetto visto che mi rimaneva questo spazio vuoto. Troviamo anche tartarughe, ranocchie, delle anatre selvatiche e dei pesci. Così, tutti i decori del debug, però qui un laghetto ci stava più che bene. Continuando da questa parte, poi ho adorato fare tutti questi sentieri, troviamo, sembrano due casette uguali, ma semplicemente ragazzi perché sono il modello base, nel senso che l'organizzazione resta questa, ma è normale che con il trascorrere del tempo la casa, la stalla, questa casetta si evolveranno, cambieranno il materiale, lo faranno un po' meglio, tipo la stalla è piccolissima, un domani ci sarà un vero fienile, perché quello io ho intenzione di costruire, così come la casa si allargherà, eccetera. Quindi adesso vediamo un po' tutto l'inizio, no? Del loro progetto, è questo che io adoro. Questa in pratica è la casetta adibita alla creazione del nettare. Ho appoggiato delle cantinette che, anzi, se non mi sbaglio, oggi è mercoledì, andremo a vendere qualche bottiglia, così almeno ci rifacciamo un po' di soldini. E anche qui ci sarà tutto da decorare perché ho tante idee in mente. Deve diventare veramente una bella stanza. E poi sì, vorrò mettere la scala per andare giù e fare anche il sotterraneo per metterci tutte le botti, tutto il vino, insomma, a invecchiare. Questo è il recinto dei cavalli, dove si divertono un mondo adesso perché da soli si mettono anche qui ad addestrarsi, ma in realtà per loro è un gioco, quindi accrescono sempre il divertimento, in più hanno la palla. E poi possono bere e mangiare. Questi sono i loro giacigli di Blaze e di Stella, e adesso William, ecco, si sta mettendo subito al lavoro. E come vedete, ho appeso le foto di Blaze con i suoi trofei. Mentre da questa parte troviamo già il primo trofeo di Stella, ha partecipato alla prima competizione di Endurance e ha vinto l'oro. Devo anche farle però una foto. Ricordo, quindi questa è la semplicissima e piccola stalla. Abbiamo
il fieno della prateria che cresce così in modo molto spontaneo. E niente, e qui ci sono Blaze e Stella. Ritornando all'ingresso, da questa parte abbiamo il recinto per i polli e qui ci saranno anche le caprette e le pecorelle. Infatti apposta ho messo un giaciglio per loro perché comunque ho visto anche nei vari gameplay che vanno a mangiare, ci vanno a dormire anche loro. E intanto l'ho messo, poi se vedo che non lo usano lo tolgo e sempre dal debug ho preso questa tettoia che fa anche un po' da riparo. E poi vabbè, vari dettagli. Ho piantato alberi un po' in giro per fare un frutteto, sia da questa parte, come vedete, che da questa parte. E ci sono cancelletti ovunque in modo che questi esterni sono bloccati, mentre questi qui interni, anche gli animaletti stessi possono passare e andare. Qui c'è un'altra bella fontanina. E Annie è qui che si occupa dell'orticello. Ho preso dal debug sempre queste casette che mi fanno anche da vecchio deposito che loro hanno lasciato e che usano tantissimo. Vedete dove ci poggiano le varie cose. E io poi, vabbè, adoro questi dettagli, lo sapete meglio di me. E ok, poi qui c'è un trattore un po' vecchio arrugginito e da questa parte, come vedete, è tutto bello libero. La mia idea al momento, appena avranno un altro po' di soldi, sarà organizzare il matrimonio e farlo proprio a casa loro, visto che abbiamo tutto questo spazio aperto e disponibile. Perché poi dopo io questo spazio lo organizzerò per crearci una bella zona barbecue, una pista da ballo, tavoli, sedute, perché comunque gli eventi a ranch hanno anche bisogno di spazio. Vedete, ho già appoggiato un focolare, ma anche una casa sull'albero, perché no, quando avranno i figli, qui una bella casa sull'albero ci sarà perfetta. Quindi lo spazio non manca, però il matrimonio assolutamente voglio organizzarlo qui. E come vedete io non ho nemmeno ancora comprato né polli né pecore e caprette perché appunto sto facendo le cose pian piano. Quindi sto procedendo per gradi. Più là acquisterò anche polli, caprette e pecorelle, così ecco iniziamo poi a allargare per bene questo ranch e provare un po' di tutto. E a proposito di questo, sono venuta a prendere un attimo tutte le bottiglie di nettare che ho, tra cui anche alcune dannata, perché oggi è mercoledì e io ricordo che Roberto passa il lunedì, il mercoledì e venerdì. Solo che finché vivevo al centro mi arrivava la notifica che lui stava arrivando, ma adesso la notifica non mi è arrivata. Quindi vediamo un attimo se troviamo Roberto. Perfetto, avevo ragione. Devo ricordarmi io i giorni adesso che viviamo lontani dal centro perché Roberto è qui. vabbè, quello era la comodità di vivere lì, appunto. Allora, monta su. Solo che purtroppo qui al centro lotti così spaziosi non ne hanno fatti. Ok, Stella, andiamo. Allora, galoppa qui perché tanto Roberto sta arrivando qui. Per quanto riguarda le abilità di Annie, finalmente che ci sto giocando, lei è quasi a livello 7 di equitazione e questo è il bello, è che ogni volta che la beccavo in giro per lo scenario sul cavallo, vuol dire che comunque l'abilità va avanti da sola. Anche se io non ci ho giocato, io adesso ci sto giocando con Annie. Mentre invece finalmente l'ho messa io a fare le preparazioni del nettare e poi tutte le altre abilità come il giardinaggio, la cucina e altro. Anche lei è iscritta a, eccolo qua, Roberto. Buongiorno, lamentati del vento, mamma mia che ventaccio. Rallegriamolo. E poi vendiamo il nettare. Anche lei si è iscritta al municipio del lavoro. Come creatrice di nettare, cioè lei è iscritta in questo modo, però in più ha messo anche che è un'allevatrice di cavalli e produttrice di nettare perché ci sta, fa entrambe le cose. Come andiamo? Speriamo che non piove, già, speriamo, ma c'è il vento, quindi possiamo stare tranquilli. Senti Roberto, ho del nettare. Oh,
Io sono qui apposta per te, ragazzi. Abbiamo fatto 16.000 simoleon. Ah! Grazie Roberto. Vattati del ranch, vedrai tra poco che continueremo i lavori, come diventerà. Adesso devo andare, dai. Monta su. Ci vediamo alla prossima, sì. La lotteria, ragazzi, non mi interessa perché non voglio diventare milionaria. Allora, vediamo un po' per quanto riguarda un lavoretto comunitario. Ok, come vedete, ci sono le lezioni di equitazione per i bambini. Quindi mi immagino che Annie vada a fare queste cose così. Lei mi cresce l'abilità di equitazione, mentre Stella di temperamento, anche perché Blaze ormai è avanti per quanto riguarda le abilità. Fai un po' di chitarra tu. Mentre con Stella non sta messa male, però devo andare avanti anche con lei. Vedete? 5, 3, 4, 4. Mentre Blaze 8, 7, 7, 8, cioè molto avanti. Adesso ha un valore di 8.500 e mi ha già fatto tutte le prime gare adesso a livello oro e io sto continuando. Ah, poi come vedete qui, un giorno mi arriva la notifica che Vren è scomparso, cioè è morto. Ed è strano perché io non ho le storie di quartiere attivo. Cioè che i Sim possono morire, non ce l'ho attivo, quindi non so co come è potuto succedere e mi è dispiaciuto tantissimo, veramente tanto. E vabbè. E poi sono morti anche la seconda generazione. Ve lo faccio vedere con William, la famiglia, ecco qua. Quindi la seconda generazione, Laila e Alfie, e Alissa e Simone. L'ultimissimo è stato Alfie. E infatti è successo proprio la sera che William ha portato Annie a casa a Strangerville per far conoscere ai genitori e alle sorelle. Infatti aveva chiamato anche Lily, che è venuta subitissimo a conoscere Annie. E in quel momento alla porta si è presentato Alfie. E lui vedevo che stava facendo un po' il giro dei parenti, perché anche da William spesso è venuto a salutare il nipote e io sapevo che aveva i giorni contati. Insomma, conoscono Annie e tutti rimangono impressionati da lei. Ho trovato le notifiche, tipo Danny che ha detto: "Ho parlato con Annie, l'ho trovata assai piacevole. Emily, wow, sarei felice di conoscerla." E poi ha detto: "È fenomenale, sono felice di conoscerla." E poi è arrivato Alfie e anche lei ha detto: "Mi sembra una buona compagnia, scambierò delle chiacchiere con lei." E poi subito dopo ha detto: "Ellie è fenomenale, così come le sorelle." E nell'attimo dopo che si erano seduti in salotto a chiacchierare, lui si accascia a terra e muore. E vabbè. Lo sapevo che comunque sarebbe arrivato questo momento e niente. Comunque, stavo pensando, visto che si sta facendo sera, che quasi quasi ce ne vediamo qui, così vi faccio vedere i loro amici. Questo è un locale notturno dove spesso e volentieri vengono a ballare il ballo del cowboy. E questi lotti che vedete che ho messo al centro li ho presi da Simcoebiz, quella creatrice che in pratica vi nomino spesso, ha uno stile che mi piace tantissimo. Questo è il locale notturno, questo è il ristorantino, guardate che bella terrazza, anche dentro è meraviglioso, questo è l'ingresso, mentre il parco, eccolo qua, stupendo. C'è anche qui il palcoscenico, giochi per i bambini. Qua potete fare barbecue, allenare i vostri cavalli. Ci sono anche delle stalle. Cioè, insomma, i lotti di Simcoebiz sono meravigliosi. Ed eccola qui, ha guadagnato 334 simoleon. E
E Annie ha finito di impartire lezioni di equitazione, migliorando la sua abilità di equitazione e quella di temperamento. Essendo un amante dei cavalli, Annie ha potuto insegnare ai cavalieri le tecniche per stringere legami con i cavalli, e il suo approccio, che andava ben oltre le aspettative degli allievi, gli ha fruttato una mancia extra. Ottimo e bravissima anche tu, Stella, perché comunque con i bambini bisogna stare attenti. Andiamo a casa? Così prendiamo William e Blaze. Che belli! Ed eccoci arrivati a casa. Stanno anche uscendo le prime lucciole. Guardate che meraviglia! Le ho messe un po' nelle zone verdi. Qui, penso anche qui. Sì, eccole qua, che escono le lucciole. Vai, vai! Ah! Devo sbloccare questo. Trotta qui e blocca per tutti i cavalli. Vedete come giocano, come si divertono. Smonta, riposiziona i barili, così se vuole mettersi a giocare possono mettersi a giocare. Nel frattempo vanno anche avanti con le abilità. E ridendo e scherzando, poi non vi ho fatto il tour della casetta. Allora, in pratica, questo è l'ingresso e qui ho posizionato questo mobile, una valigia, vabbè, delle scarpe, e troviamo portaombrelli, chiavi, tutte le cose che servono a loro. Ci sono ancora delle scatole in giro, ovviamente. Qui c'è uno specchio con un tavolino e le foto di famiglia. Si entra e troviamo lo spazio aperto, sala da pranzo, con questo bel tavolo. Ci sono già le loro prime foto, ecco qui la loro primissima foto, che carini, e dobbiamo ampliare. Poi man mano io toglierò le foto, ecco, loro bimbi, per mettere quello che sarà la loro famiglia e lasciarne giusto qualcuna dei ricordi di Danny ed Emily. Ed eccoli anche qua, questo è davanti l'altro ranch, quando gli hanno detto addio. Poi si gira e troviamo il camino con un divano. Come vedete, ancora non abbiamo una TV, tappeti, non mi sono fermata con i decori, come vi dicevo. Questa è la libreria, c'è giusto una radio, questo è il diploma del liceo di William e lì c'è la credenza con dei piatti. Poi questa è la cucina, il pavimento qui è un cotto. Ho messo il mobile qui all'angolo con il secchio. E il primo elettrodomestico è stato il bollitore. Qui ci sono le cornici moschino che ruotano, così almeno tutte le foto come ricordo. E poi troviamo il bagno, che ha questa bellissima doccia, il water e il lavandino. E per ultimo la camera da letto. Eccola qua. Quindi questa è tutta la piccola casettina. E direi di salutarci andando nel locale. Così, dai, mettiti così. Ok. E anche tu. Li vesto un po' più carini. Ecco, così, un po' più formali, dai, carini. E invitiamo gli amici nel locale notturno. Eccoci qui. Allora, entriamo subito. Magari facciamo un aperitivo veloce. Festeggiamo, cioè dobbiamo festeggiare vista anche la nettare di uva, la somma che abbiamo preso con le nostre bottiglie di nettare. Guardate quanto è bello il locale. Questo è l'ingresso. Ci sono tutte sedute, tavolini, divani, tavolini anche da questa parte con i divani. Guardate quanti bei dettagli. C'è la pista da ballo, un palco con la musica. Troppa musica, infatti io lascerei soltanto la musica da ranch. Il problema di queste casse è che le accendono tutte, le accendono. E poi su questa pedana c'è il bar, vedi, loro stanno prendendo il loro aperitivo con il nettare di uva. C'è il bar con altre sedute. Qui c'è un Eric Jones. Un Jason, ma che come balli! No, vabbè.
perché lui c'ha il tratto figlio di villaggio, quindi balla la canzone di Tomarang. C'è anche Nico, Liam, insomma, che bello, tutti i miei sim. E loro, eccoli qui, che chiacchierano con gli amici. Rallegra, parla con le tue amiche. Eccola qui, Victoria, la rallegri. Quindi sorseggiamo questo buon vino, diamo le belle notizie. Capite, ragazzi? Cioè, possiamo ampliare il ranch, abbiamo fatto una bella vendita. Ottimo, bene, bene, siamo tutti felici. Dai, alziamoci, mettiamoci tutti qua sui divanetti, così ci avviciniamo alla pista da ballo. Ma qui c'è Alissa! Alissa, mi dici dove sei morta che non trovo la tua tomba? Eccoli qui che si avvicinano, così finiamo il vinello. E io direi poi fateci spazio in pista, perché devo farvi vedere come ballano da cowboy, mi fanno troppo morire, veramente. E racconta una barzelletta sui cavalli, naturalmente. Mentre tu chiedi della sua giornata. E discutiamo degli interessi. Dai, fateci spazio che tocca a noi. Eccoli. No, beh, troppo bravi, adoro. E niente ragazzi, loro sono tornati a casa, hanno passato un'altra serata molto piacevole e divertente, le cose stanno andando bene, stanno andando meglio, meglio di come William aveva immaginato, perché adesso ha la sua lei con sé. Se guardiamo tra i suoi ricordi, lui ha avuto la prima fidanzatina al liceo, la rottura, non tutto va per il verso giusto. E poi William si è innamorato di Annie Berry e hanno iniziato la relazione romantica. Ha vinto la prima competizione equestre, il primo fichi fichi è stato con Annie. E mentre lei ancora non mi ha acquisito nessun tratto in più, anche lei ha fatto la prima competizione. Ok, visti allora. Questi soldini, come vi dicevo all'inizio, ovviamente lui prossimamente organizzerà il tutto per proporle le nozze. Non adesso, perché io voglio fare queste cose con calma. E subito mi metterò, voglio fargli dare un bel bacio, mi metterò ad arredare per il matrimonio. Quindi adesso io mi concentro sul matrimonio, così prima coppia. Sistemata, William ed Annie vanno avanti e insomma sistemiamo loro. Una volta fatto con loro, li lascio e vado da Melanie, che finalmente anche lei partirà per l'università, quindi mi concentrerò sulla sua laurea e penso che prossimamente il video sarà dedicato proprio a Melanie, quindi vedremo come le staranno andando le cose. E vi tengo insomma aggiornati. Ma guardate le lucciole, loro che sono molto flirtanti. Sono l'amore. L'amore sono loro. Oh mio Dio. Niente, dai, li mettiamo a letto. O lo stanno facendo da soli? No. Dai, fate un bel... no, vai in bagno. Lei allora si andrà a mettere la sua biancheria molto carina e faranno un bel fichi fichi. Vedo che i cavalli qui si stavano esercitando, infatti hanno fatto cadere un barile, bravissimi, perché vedete lo fanno proprio di loro sponte, il che è ottimo perché vanno avanti anche con l'abilità. Questo è comodo poi invece avere uno spazio adeguato per i cavalli. Tu vai pure in bagno. Si è fatto molto tardi stavolta, eh? Lavati anche i denti e poi fai fichi fichi con Annie.
E ragazzi, io vi lascio così. Vi lascio così. Spero tantissimo che questo aggiornamento vi sia piaciuto. Ci vediamo presto. Tanti mi piace e commentini. Ciao!